Buon pomeriggio a tutti, siamo qui in compagnia del sindaco di Castellabate, Luisa Maiuri. Sindaco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, sindaco, ormai da più di un anno a questa parte, insomma, diciamo che le nostre vite sono totalmente cambiate, insomma, sono state a dir poco stravolte a causa di questa pandemia, di questa terribile pandemia, insomma, che si è abbattuta dal punto di vista, ecco, mondiale, possiamo dire. E qua, insomma, mi ricollego alla prima domanda che vorrei porle. Innanzitutto, qual è la situazione attuale nel comune di Castellabate riguardo il numero di contagiati da Covid-19? Veniamo fuori invece da un periodo molto più complesso, dal quale diciamo, siamo usciti da un po' di settimane e ci auguriamo non debba mai ritornare, per cui ci auguriamo che con rispetto delle regole finalmente possiamo uscircene, mi auguro, ma per tutti definitivamente da questo brutto anno. Certo, questo è l'auspicio un po' di tutti, senz'altro. Allora, in seguito alle restrizioni introdotte con il transito insomma, in zona arancione, ormai da domenica, ecco, dal passaggio dalla zona gialla alla zona arancione, e insomma, la campagna insomma, queste restrizioni, questa campagna vaccinale in atto, ecco, saranno sufficienti a garantire un ritorno. Non dico alla completa, insomma, alla parziale normalità prima dell'arrivo della stagione estiva, che rappresenta, sappiamo molto bene, un momento fondamentale per il comune Castellabate che vive giustamente di turismo. Ma io credo che al di là della suddivisione in zone, oggi la Campania fa parte della zona arancione, io credo quello che ci condurrà fuori da questo tunnel sia la vaccinazione e per questo io mi auguro e sto sentendo un'accelerazione da parte del governo Draghi rispetto appunto alla questione vaccini e mi auguro che venga accelerato questo processo. Al momento, diciamo, è un po' rallentato, il tutto, però, ripeto, mi auguro perché solamente quando avremo almeno il 70%, non sarà un processo brevissimo, però quantomeno che si acceleri questo processo, io credo che potremmo dirci fuori da questa situazione. Per quanto riguarda la zona arancione e sicuramente comporta delle misure più restrittive rispetto a quella alla zona gialla in cui siamo stati fino adesso. Ma io ritengo che al di là delle prescrizioni dettate dalle zone, tutto sia in capo al nostro senso di responsabilità, perché come ho sempre detto, veramente le regole da seguire sono pochissime. Bisogna indossare la mascherina sempre, bisogna mantenere la distanza interpersonale, bisogna sanificare spesso le mani. Quindi, con grande senso di responsabilità, e questo è un invito, un appello che io vorrei fare soprattutto ai giovani, che spesso dimenticano che siamo in un momento in cui, mentre l'anno scorso si parlava di un minore contagio nella fascia giovanile, purtroppo oggi ne siamo in un periodo che soprattutto con le varianti c'è anche una forma di contagio, maggiore contagiosità tra i giovani. Io mi rivolgo soprattutto ai giovani perché spesso pensano di essere immuni, quindi mantenere rispettare queste regole fondamentali credo che non costi tantissimo a nessuno, quindi al di là dei colori e delle restrizioni. Ecco, sindaco, lei praticamente mi ha fornito un assist per quella che è la prossima domanda, che proprio riguarda i giovani. Nel senso che, siccome insomma, sono rivelati gli assoluti protagonisti, ecco, di purtroppo di questa, molto spesso in negativo di questa, ecco, di questa pandemia, lei ritiene che siano necessari più controlli o maggiore informazione, maggiore sensibilizzazione, diciamo così, circa i rischi legati a questo, al Covid-19, insomma? Secondo me ci vogliono entrambe le cose. Io credo che la prevenzione, l'informazione che sicuramente ritengo non manchi, perché purtroppo quotidianamente, molto spesso su tutte le emittenti televisive e non solo, c'è una campagna di informazione che quotidianamente
quotidiana, appunto, io credo che sia, per carità, per me la fascia giovanile è una fascia bellissima, che è quella che peraltro in questo momento è quella che sta subendo maggiore difficoltà dalla pandemia, perché diciamoci, i giovani hanno bisogno di stare insieme, i giovani hanno bisogno di andare a scuola in presenza, i giovani hanno bisogno di abbracciarsi, di assembrarsi. Purtroppo tutto questo da molto tempo a loro non è consentito. Però c'è anche da dire che non con senso di responsabilità, perché io non credo che lo facciano volontariamente, molte volte si dimentica e i giovani, spesso abituati come erano a stare uno vicino all'altro, dimenticano che stiamo vivendo questo momento e abbassano un poco la guardia. Io per me è importante che ci sia informazione e che loro debbano essere a conoscenza. Poi è evidente che il controllo di dissuasione, di invito a rispettare delle regole. Io credo che il controllo serva a questo, soprattutto nei confronti dei giovani, perché la punizione vale fino a un certo punto. C'è bisogno di comprensione e di informazione. Allora, per concludere, Sindaco, l'ultima. Allora, ammalarsi di Covid non è chiaramente una colpa, nel senso che può senz'altro accadere. E sotto questo punto di vista mi piace prendere in esame, insomma, in considerazione un post che lei ha pubblicato recentemente, insomma, 2 giorni fa. Ecco, noi come potremmo evitare che a fronte di nuovi contagi si scateni una caccia alle streghe e piuttosto invece venga sostituita da manifestazioni comunque di solidarietà, possiamo dire, per questi nuovi contagi? Mi fa una domanda alla quale è molto difficile, ma purtroppo non credo che questo anno appena trascorso e anche il momento che stiamo vivendo, anche difficoltoso, perché a livello regionale purtroppo vediamo che i contagi in questi ultimi giorni sono aumentati, abbia comportato un miglioramento da parte delle persone, perché basta leggere quello che succede, appunto, quando ho scritto, ho dato comunicazione di una notizia che in trasparenza ho comunicato, sia della positività di una persona che è titolare di un asilo nido qui a Castellabate. E anzi, io colgo l'occasione per augurare che passi presto questo momento, innanzitutto a lei, ma soprattutto che i tamponi a cui in questi giorni saranno sottoposti i nostri piccoli possano dare tutti esito negativi. Si è scatenato la cosiddetta caccia all'untore, facendo delle affermazioni che tutto hanno tranne che lo spirito di vicinanza, di solidarietà, di fratellanza che tutti quanti dovremmo avere da chi incolpevolmente purtroppo sta vivendo questo momento di positività. Voglio dire, io credo che nessuno di noi possa aver volontariamente potuto contrarre o voluto contrarre il virus. Quindi credo che lo spirito di solidarietà proprio in questi momenti, e soprattutto una comunità abbastanza piccola come quella di Castellabate, debba prevalere invece su questa caccia alle streghe, all'untore, che denota molto spesso sicuramente una forma di paura nei confronti del Covid, ma non va bene assolutamente, perché deve uscire il meglio di noi, ossia la vicinanza e la solidarietà nei confronti di chi vive dei momenti di difficoltà. Quindi, e mi auguro che io non sia costretta come sindaco a scrivere ancora dei post di questo genere, perché
credo che in ognuno di noi dovrebbe scattare questo meccanismo di solidarietà e me lo auguro. Ecco, quindi è con questo appello che noi, diciamo, concludiamo questa intervista. Allora, Sindaco, la ringrazio per la disponibilità e per la gentilezza. Grazie mille veramente. E io ringrazio te e ti auguro veramente con tutto il cuore che tu, ad Maiore, che tu possa fare una carriera brillantissima, te lo meriti. Grazie mille, Sindaco, grazie mille.